sembra fatto apposta. Allora, questo qua per la police. E questo qua deve, dovrebbe stare qua, ma noi non ce lo mettiamo, dai, tieni tu. Venite giù ad aprirmi che vi faccio vedere che abbiamo comprato la macchina nuova. Bene ragazzi, buongiorno, eccoci qui nella nostra quarantena in casa di mia sorella, che tra l'altro aveva appena finito questa riproduzione di Keith Haring. Tra le varie cose voglio recuperare parte del mio materiale fotografico che avevo messo da parte su un NAS autocostruito che ho qua sotto. Quindi adesso vado a vedere cosa riesco a tirare fuori. Lucia è già al lavoro perché tra l'altro sta cercando di recuperare un po' dei vestiti, cose che abbiamo qua. Casino, cioè. Non si trova niente perché qui oltre ai vestiti abbiamo messo parte dei materiali che abbiamo utilizzato per costruire Valentino. Voi direte, cosa ci fai in una cantina un tubo di inox così? Proprio davanti ai vestiti. Il motivo è che questo... Per lo snorkel? No, questo... questo... Per lo snorkel? Questo è un tubo che avevo comprato per costruire una sorta di paraincastro posteriore che poi ho deciso di lasciare con quello originale. E quello invece è il mio NAS. Tante altre cose, guardate. Guardate cosa c'è qua. I serbatoi aggiuntivi della moto con cui siamo andati in Mongolia. Anche questo è un ricordo. Vado, Luci. Provo a recuperare qualche dato. Bene ragazzi, qua sono nella cantina di mio padre, il posto di divertimenti di mio padre. Qui c'è un vecchio monitor. Questo computer è veramente vecchissimo, con la tastiera USB non parte il BIOS, invece funziona con la PS2. Veramente qua stiamo facendo retro computing. Vediamo, il BIOS è partito dopo 4 anni, ma... Il rumore non è bello. Attenzione, ha dato un errore ma poi è partito. Tanta roba. Ragazzi, mi sembra di andare a fare un'esplorazione verso mondi passati. File system ancora accessibile. Che credo che in qualche modo di riuscire ad attaccarmi al wifi che c'hanno su in casa dei miei, captare il loro wifi e portarmi a casa di mia sorella i file in qualche modo. Vediamo che succede. Alexa, accendi luce. Bene ragazzi, se mi metto qui riesco a prendere il wifi dei miei genitori che vivono dall'altra parte. Quindi adesso mi metto qui. Perfetto! Tutto il nostro backup! Chiara, ho recuperato il video di quando mi vedi per la prima volta con Camillo. Ah, quando dovevi presentarti con un'auto e te sei arrivato con un camion? Sì, fai una faccia incredibile. Non me la ricordo. Allora, adesso te lo faccio vedere. Vamos! Visto che ora ce l'ho a disposizione, potrei sfruttarlo per raccontarvi la storia di quando siamo andati a prendere in Germania il nostro camion Camillo. Avevamo fatto un video tanti anni fa, ma YouTube mi ha tolto l'audio, quindi è muto. Sembra un film di Charlie Chaplin. Quindi, secondo me, potrei sfruttare l'occasione per utilizzare bene questo materiale e spiegarvi anche che nell'ambito di questo viaggio in realtà avevamo recuperato anche le nostre moto che arrivavano dalla Mongolia. E quindi noi quando siamo andati a prendere Camillo in realtà abbiamo fatto un giro unico e abbiamo caricato pure le moto. Sì, lo so, non ci state capendo più niente, facciamo un recap. Quando siamo arrivati in Mongolia, io e Lucia abbiamo dovuto rispedire a casa le moto. Sono partite da Ulaanbaatar, sono arrivate in Cina, da qui hanno preso una nave cargo e attraverso il canale di Suez sono arrivate nel nord della Germania. Dopodiché con un camion sono state portate a Francoforte. Quando siamo andati a prendere Camillo, io e Lucia siamo partiti da Milano con un aereo, siamo andati a Monaco, abbiamo ritirato Camillo, con il quale siamo andati a Francoforte, abbiamo ritirato le moto e dopodiché siamo tornati a casa. E adesso lo capite, ve lo spiego. Siamo in autobus, finalmente siamo partiti. Ci siamo, Camillo. Siamo arrivati a casa di Camillo. 20 minuti di anticipo, un viaggio in pullman che ci ricorderemo per tutta la vita con 600 bambini a bordo che urlavano viva Camillo, viva Camillo. Siamo qua in attesa, secondo me Filippo non arriverà in orario sicuramente.
però noi attendiamo fiduciosi. Percorso di prova temporaneo. Tac. Camillino. Ha staccato. Con la neve. Sembra nuovo. Ha solo 20 anni. Aggiunta. Tutti i conti, le gomme, il tachimetro, così alla fine erano 500 euro, sono andato a pari con le gomme. Fifth, no? Ok. So. So. Here is light. Parking light. Okay. Drive light. Okay. Okay. More light. No? One, two, 3, 4, you go. 1, you go back. Okay. No? So only 4, no? Only 4. Provo a mettere la quinta, ma adesso mi partire qui. Oddio, aiuto! Allora fai la mano. La mano è tosta. Ci muoviamo. Aiuto, sta a guidare. Ah, mi sto guidando un ultimo. Paura. Danni in quinta è partito sulla neve. Fateci passare, oddio! Forse qua ci stava anche la tua arma. Cambia, Nani, cambia. No, è che bisogna metterle di ruote per dai, andare. Cambia! Non sono capace, Nani. Ma come non sei capace? No, bisogna mettere la quarta! Si mette in folle qua in salita, allora. Oddio. Andiamo pian piano che saliamo. Cosa stai facendo? Non so più che marcia è. No. Non entra. Che marcia siamo adesso? Sesta. Vabbè. Dai, passo. Ok,
avevo 3 ore a disposizione, ma siamo in salita. 2100 giri, possiamo giocarci ancora 500-600 giri di motore. Un sorpasso. Aspetta, sai. No, lasciami. Sembra fatta apposta. Allora, questo qua per la police. E questo qua dovrebbe stare qua, ma noi non ce lo mettiamo, lo tieni tu qua quando è. E praticamente dobbiamo fare la quarta uscita, dobbiamo farci ridare 80 euro. Cioè 80 euro sta cosa. Quindi noi adesso mettiamo dentro il pistolame qua. Questo qua è per la police, se ci abbiamo bene. Queste sono le istruzioni da seguire per riavere gli 80 euro. Che a sto punto è importantissimo seguire la perfezione. Go! Detto, se bippa una volta, ok, se bippa due volte, problema. Indietro.
Ascolta, guarda che sono qua davanti al cancello. No, adesso abbiamo già mangiato. Venite giù ad aprirmi che vi faccio vedere che abbiamo comprato la macchina nuova. È una sorpresa, c'ho la macchina nuova, non ve l'avevo detto, ma adesso ve la faccio vedere. Dai, scendi che vi faccio la sorpresa, scendete tutte e due. Sì, mi dovete aprire il cancello. Sì, l'ho messo giù. Secondo me non ci crede. No, mia sorella che sta dicendo, guarda che è matto. Stai imbiancando tutto, Nari. Guarda là. Aia. Dove? Il ferro di lì. Con la bomboletta è impossibile. Vabbè, ma tanto è solo per togliere la croce. No. Un grand'angolo sufficiente. Ci siamo. Cosa prevede il nostro menù di Capodanno? Allora, tris di antipasti, misto mare, misto sottoli e crostini con salmone. E poi cotechino con lenticchie. Forse. Ciao, le lenticchie? Vai! Chiara, ma scusa, tu cosa hai pensato quando hai visto tuo fratello arrivare con quel catafalco verde? Che non è che normale, Simone. Ho detto... Ah, è tuo!